Presidi terapeutici indispensabili per la vita e non riproducibili in laboratorio. Senza riserve di sangue e di emocomponenti non sarebbe possibile, ad esempio, eseguire trapianti e molti interventi chirurgici, ma anche servizi di primo soccorso e terapie oncologiche contro tumori e leucemie. La risposta al calo delle donazioni provocato dalla pandemia da coronavirus arriva dall'82esimo Reggimento Fanteria Torino, che ha organizzato, di concerto con l'Avis e la ASL Bitti, una raccolta di sangue straordinaria all'interno della caserma Stella di Barletta. I fanti dell'82esimo hanno risposto in maniera massiccia, l'avete potuto constatare con i vostri occhi stamattina, e questa iniziativa si inquadra in tutte quelle iniziative solidali che il personale dell'esercito, in particolare della Brigata Pinerolo, hanno fatto a favore della collettività, che si affiancano a quelle attività, per così dire, istituzionali. Sapete che il personale della Pinerolo è impiegata in operazioni strade sicure al fianco del personale delle forze dell'ordine, è impiegato a supporto per il trasporto dei dispositivi di protezione individuali per la protezione civile e in più in sostegno al supporto al Servizio Sanitario Nazionale. E l'auspicio è semplicemente quello di dare il buon esempio e che tanti altri cittadini possano seguire la nostra iniziativa, affinché vi sia sempre maggiore disponibilità di plasma, soprattutto in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo. La pandemia da coronavirus ha modificato sensibilmente anche la vita di caserma. Gran parte del nostro personale è in smart working, quindi tutte quelle attività che possono essere fatte dal proprio domicilio sono state implementate. Del resto noi siamo la brigata digitalizzata, quindi eravamo già in prima linea con le capacità in informatiche e telematiche. E in caserma abbiamo implementato dei protocolli di sicurezza e riducendo anche la presenza del personale a piccole aliquote, affinché possano essere rispettati, diciamo, la distanza interpersonale per evitare, diciamo, il diffondersi del virus. Il Ministero della Salute ha chiarito che le donazioni di sangue avvengono in assenza di rischi legati al contagio da coronavirus. Dalla ASL Bitti ricordano che non esiste solo il Covid-19, sono tanti i pazienti affetti da altre patologie che hanno urgente bisogno di sangue. Avendo adesso riaperto gli interventi anche in elezione, chiaramente stiamo avendo sempre più urgenza per quanto riguarda soprattutto lo zero, ma chiaramente insomma quando noi chiamiamo le associazioni e le forze dell'ordine, in particolar modo oggi l'esercito, ci supportano in tutti i modi possibili. È importante donare ed è importante essere presenti sul territorio, in quanto i nostri malati e diciamo, le nostre strutture hanno fondamentale necessità.